entra in campo una rivoltella, mentre Allende esce dalla Moneda per andare a parlare con degli studenti e istintivamente si volta, entra in campo la pistola e si bloccava il fotogramma. Però purtroppo era abbastanza evidente che il tentativo era quello di ucciderlo. Io ho fatto Sacavanzetti, Allende l'aveva visto al cinema, tra il pubblico. E mi scrisse una lettera che conservo ovviamente gelosamente, dove mi ringraziava del film e che si era emozionato a vedere una storia, dicendo anche che era in mezzo a degli altri emigranti, emigrati, cioè è chiaro che anche in Cina c'erano diversi italiani, tanti, che si emozionavano come lui. E io naturalmente gli risposi con una lettera, ringraziando le sue parole, felice di questo suo apprezzamento. E poi precisamente c'è stato un personaggio mandato da Olivares, che era il numero due di Allende, che mi voleva parlare. Io l'ho ricevuto con grande felicità, pensavo che si parlasse ancora di quel momento. In realtà lui mi disse se avevo intenzione di occuparmi di un film che narrasse appunto, lo chiamò così, e mi colpì esperimento cileno di unità popolare. Esperimento forse perché erano consapevoli che la cosa non sarebbe molto piaciuta, soprattutto al governo degli Stati Uniti. Io avevo lavorato con Andrea Barbato, avevo fatto un film con lui molto difficile, molto crudo, molto Gottbittuns, e lo chiamai subito, grande giornalista, grande capacità di scrittura, amico. Ci mettemmo a lavorare intorno a questo materiale e veniva clamorosamente, subito emergeva l'ostilità violenta della ETT, è una compagnia che operava in quel paese, del nuovo ambasciatore che era stato inviato, americano, che era stato inviato in Santiago. Insomma, veniva sempre più fuori e emergere il tentativo di un golpe. Pensavamo che un golpe di questa portata e così preparato poteva arrivare a degli punti estremi, ipotizzando anche l'eliminazione fisica del presidente. C'è giunta voce attraverso i familiari che lui ne discusse a casa di questo nostro finale e disse potrebbe anche accadere. Non immaginavo che ciò che noi avevamo solo ipotizzato e anche così con questa pistola che entrava in campo, forse poi la Moneda è diventata un campo di battaglia, con i carri armati e con con spaventoso disastro che ha portato poi a Pinochet e a tanti morti. Però, insomma, ho un ricordo forte, ma non potrei mai girare quel film, perché semmai è un incarico che lascio a un regista cileno per ricordare una storia dolorosa di un esperimento che è stato soffocato nel sangue. Ecco cos'è, perché l'aveva chiamato esperimento cileno, di unità popolare.